Punto TV Riccardo Cristiano, questa è una nuova avventura di Liberi TV, in questo caso della trasmissione che si chiama Chi ci capisce, tra parentesi, a noi due, uno sta dall'altra parte dello schermo o al mio fianco, dipende dai punti di vista, è bravo, che nasce quest'idea dalle nostre due menti pericolose. Perché guarda, io me lo tengo sempre vicino a me da questo libro qua, che è Chi ci capisce bravo, autori Marco Cavaliere e Antonio Saffioti, che abbiamo in questo momento in linea, e dalle varie, insomma, iniziative che si fanno insieme, dai discorsi che si continuano a fare insieme, quindi abbiamo detto, mo ci facciamo un discorso che vale per tutti, e ci mettiamo a chiacchierare, o no? È giusto questo, lo spirito dell'iniziativa. Lo spirito dell'iniziativa. Poi parleremo di il nostro pensiero. Sì. Poi magari il nostro pensiero può non essere condiviso, però con gli altri intendo. Però la cosa bella è che ci sia dialogo tra di noi, che si possa, diciamo, si possa parlare. Poi tu vivi a Lamezia, io vivo in provincia di Cosenza, quindi ci sono delle realtà che possono sembrare apparentemente differenti, però viviamo in Italia e in Italia ne succedono di tutti i colori. Sì, certo. Io per esempio ti dicevo prima della trasmissione, ti dicevo, guarda, ma secondo te oggi, no? Tu che sei anche cattolico, sei credente, sei una persona praticante e nel tuo libro si parla molto dell'esperienza della fede. Secondo te, ai giorni nostri, proprio nel contesto italiano di oggi, l'importanza del Natale e del presepe c'è? C'è è ancora sentito? Come viene sentito? Allora, secondo me è più sentito da noi nel sud, però purtroppo nel Natale prevale l'aspetto consumistico su quello della fede, anche se l'Italia è un paese cattolico, in molte famiglie, per esempio i bambini, non si spiega nemmeno l'importanza del presepe e del Natale come rinascita, accoglienza, perché Gesù alla sua epoca era un migrante come quelli di adesso. Infatti basta pensare che è nato in una capanna, no? O in una grotta, non si sa bene cos'era, però lui è stato, a differenza dei migranti di oggi, è stato accolto dai pastori, era sì il figlio di Dio, però all'epoca c'era più accoglienza di adesso, non voglio dire nessuno accoglie, per esempio io l'avrei accolto volentieri. E tu comunque, ti posso dire la verità, tu bene o male hai avuto l'esperienza con una persona migrante che si è presa cura di te, sì. E mi pare che c'è il bambino di questa persona migrante che porta il tuo nome. Sì, come secondo nome, si chiama Antonio. Il nome è Mohamed, con l'aggiunta di Antonio. Quindi di conseguenza la mia famiglia lo chiama Antonio quando... Beh, chiaro. Gli viene più pratico, gli viene più pratico. È pure un nome significativo. Per l'Islam. Però Antonio è più bello. Potevamo non dire che Antonio è più bello. Sicuramente. E senti, Antonio, dal bellissimo nome, ma io, guarda, non voglio togliere nulla al tuo nome Antonio, visto che è il santo protettore anche di Lamezia, giusto? Sì, certo. Quindi non ce lo possiamo nemmeno dimenticare. Ci sono anche altri bei nomi, tipo, sì. Ne prendo uno ad esempio, Marco, lo dico così per dire, cioè spezzando una lancia in favore di qualcuno. Ma questo è un altro discorso. Sì. E senti, Antonio, io ti voglio chiedere di approfondire questa tematica dell'accoglienza, perché l'esempio tu lo hai fatto qualche giorno fa.
a Genova addirittura c'è stato un prete che farà lo sciopero del presepe e non lo farà proprio per rimarcare quello che hai detto tu poco fa, ovvero che Gesù era un migrante e che oggi la situazione è identica, perché molti bambini fanno il presepe, molte persone vogliono il presepe nei luoghi pubblici, però non sanno l'importanza del presepe. E sia che siamo cattolici e sia che non lo siamo, il simbolo dell'accoglienza rimane. Perché l'albero può essere un simbolo pagano, però il presepe, come tanto il crocifisso, sono dei simboli che devono servire, non dico da monito, specie il crocifisso, ma soprattutto il presepe dà l'idea dell'accoglienza. Cioè, se certo. Ci guardassimo un attimo intorno, vedremmo, diciamo, i profughi che vengono respinti, perché dicono, vabbè, non li possiamo accogliere tutti. Se 2000 anni fa fosse andata avanti questa idea, tu pensi che Gesù, non so, che poi alla fine è stato anche scacciato, perché Erode lo ha comunque mandato via. Alla fine è andato a vivere, è andato a nascere in una mangiatoia. Ha avuto una sorta di decreto di espulsione. Ecco, e là ti volevo portare. Cosa pensi di questo decreto, diciamo, anzi, più che del decreto di espulsione, diciamo norme sulla sicurezza, sul famoso decreto sicurezza, che qualcuno dice insicurezza, che crea, diciamo, disparità, che crea più pericoli che altro, perché addirittura pare che sia vietata anche l'elemosina, ci sia la discrezionalità da parte di alcuni sindaci, di alcuni comuni, di allontanare una persona che in maniera pacifica il DASPO. Sì, allora, io ho definito questo decreto fin dall'inizio in sicurezza, perché fa l'opposto di quello che dice di fare. Perché secondo me, se noi costringiamo i poveri migranti a vivere in dei centri in cui sono 100, più di 100 persone, e in questi centri poi loro non possono ricevere lezioni di italiano o imparare un lavoro, tu capirai bene che se una persona non ha nulla da fare tutto il giorno, è più facile che arrivino. Loro potranno uscire da questi centri, quindi capirai bene, se loro escono sono delle braccia utili per i caporali, sì, per le mafie locali, ma la avanza per le mafie. In più possono pure riunirsi tra di loro e fare qualcosa che non devono fare, mentre io invece ho conosciuto tanti ragazzi migranti, alcuni pure più piccoli di me, che grazie agli SPRAR, che ora non esistono più, esistono solo per i minori, hanno potuto impararsi un mestiere d'italiano. Io conosco per esempio un signore siriano che è poeta, Ayman si chiama. Lui ha risieduto per un anno nello SPRAR per adulti, che adesso scomparirà. E lì lui è riuscito a impararsi perfettamente l'italiano. Io un anno fa non riuscivo a parlare con lui, solo a gesti. E faceva i gesti per me, mio padre, quando lo incontri, e ora ha imparato l'italiano, si è trovato un lavoro. Conosco pure un'altra ragazza che adesso fa la barista, un altro ragazzo pakistano, se non erro, che l'ho incontrato in un centro commerciale che lavorava lì mesi fa,
un giovane Fornat, mi sembra del Ghana, sì, che lavora in un Fornat a San Biasio. In più alcuni di loro hanno fatto volontà al Festival del Trump e libri sulla mafia. Altri fanno volontariato alla progetto sud, associazioni. Quindi a questi migranti mi ha insegnato vita un mestiere e poi faceva pure volontariato. Quindi educazione civica. Alcuni l'ho conosciuto e sono integratissimi. Poi vi racconto un'altra storia. Vai. Tramite un evento dell'Arci di Lamezia ho pure conosciuto un ragazzo siriano che è gay. E lui, grazie alla partecipazione ai nostri incontri, ha ottenuto la protezione internazionale. Certo. Ma sempre grazie allo SPRA in cui residiva e in cui aveva la residenza. Se non c'era lo SPRA, io non l'avrei conosciuto. Certo. Né lui, né Aima, né questa zona di cui parlavo prima. Quindi la cosa grave, a mio avviso, è questa. Secondo me il disegno di questo decreto è quello di più disagio, certo, ai cittadini italiani, per fargli odiare ancora di più i migranti, che sembrano essere l'unica emergenza del paese, mentre invece abbiamo visto la 'ndrangheta fa migliaia di miliardi. La mafia siciliana ha ricostruito la Cuba. E invece vediamo che sulla mafia, sulla lotta alla mafia propaganda social, solo quando ci sono gli arresti, giustamente, mentre invece secondo la emergenza del paese è la criminalità organizzata, e quella è la vera emergenza. Poi subito viene il dissesto idrogeologico, che come vediamo causa più morti della migrazione, delle migrazioni. Io non voglio dire che la migrazione in Italia è tutto rose e fiori. Come ci sono gli italiani delinquenti, ci sono gli africani, i cinesi, i giapponesi, tutto il mondo che ci sono purtroppo delinquenti di tutta la nazionalità. Sai cosa pensavo, Antonio? Io quando tu parli, a me è capitato anche altre volte, siccome tu ne hai avuto presa diretta proprio con delle persone straniere che si sono occupate di te, una volta lo dicevamo sempre, ci sono lavori che gli italiani non vogliono fare. Quando si dice prima gli italiani, adesso l'ho sentito dire anche prima i francesi, come pure prima i tedeschi, cioè questo prima, o addirittura prima gli spagnoli, ieri sera lo sentivo dire, c'è sempre qualcuno che viene prima. Mi riporta indietro di tanti anni, quando vedevo i filmati dell'Istituto Luce, e si parlava, per esempio, che dicevano prima quelli del nord, rapporti te meridionali, poi prima i tedeschi rispetto agli ebrei. C'è sempre qualcuno che viene prima e gli ultimi vengono considerati ultimi, però poi a parole gli ultimi dovrebbero essere tutelati. In realtà nei fatti non lo sono, cioè vengono esclusi. Se un giorno dovessimo dire prima le persone abili invece dei disabili, prima
le persone eterosessuali piuttosto che gli omosessuali. Prima gli uomini rispetto alle donne. Ok? Cioè, si creano delle categorie sociali inutili quando dovremmo essere tutti esseri umani, tutti uguali, e dire prima la persona magari che, non lo so, si dà da fare per la società, piuttosto che una persona che vuole distruggerla questa società. Sì, sì. Prima gli onesti. Prima gli onesti, tra l'altro. Sì. A me fa pensare questa cosa, perché quando tu parli di abbattimento delle barriere architettoniche, no? E di una persona che è disabile in quanto è resa disabile dalla società, io penso sempre a quelli che comunque vogliono mantenere questo status quo, cioè che alle persone sono alcune persone a cui fa comodo che una persona disabile non possa parlare, non possa magari muoversi, non possa rendersi, diciamo, indipendente ed emanciparsi, un po' come anche la paura c'è, cioè, con il migrante che possa magari rubare, questa è la parola che circola sempre, il posto di lavoro di qualcuno che invece in questo momento lo sta facendo, ma vuol dire che è più bravo di lui a questo punto, o no? Cioè, se qualcuno ha paura che gli rubino il lavoro perché o lui è più bravo. Sì, sì. Sì, è questa paura che c'è, del diverso, che mi mette paura in questo periodo. Poi oggi è il 10 dicembre, sì, la giornata dei diritti umani. E proprio oggi ho letto il rapporto annuale di Amnesty International. Sì. In quel rapporto si vede chiaramente che il lavoro portato avanti da Salvini, dal ministro cosiddetto dell'inferno, come lo chiamo io, dell'inferno, non dell'interno, con la F. Sì, sì. È stato iniziato il lavoro dal precedente ministro dell'inferno, capito? E questa è la cosa che mi fa più male, capito? Perché il governo precedente non avrebbe dovuto fare gli accordi con i miliziani libici, i trafficanti di armi, gli esseri umani. Questa è la cosa che, a mio avviso, le porte alle destre che ci sono adesso, perché se un governo di sinistra porta avanti delle politiche di destra, poi la gente sceglie la destra vera, non quella. Ma scusa, adesso ti faccio la domanda, ma perché secondo te esiste ancora la destra e la sinistra, o esistono persone che magari, tranne qualche raro caso, tu fai parte di una corrente politica che forse è la sinistra, però tutto il resto non è sinistra, come il resto, forse anche i 5 Stelle, poi sono più a destra che a sinistra, certo, sì, io proprio questo volevo sottolineare, perché chi ha ideali come i miei fatica a trovarsi un partito al giorno d'oggi, perché non c'è che scegliere. Non vogliamo fare populismo, però purtroppo gli ultimi tempi si sono persi queste idee, non esistono più. Per esempio, ho visto 2 settimane fa il film 900 di Bertolucci. Allora lì si parla del comunismo embrionale che c'era in Italia, e all'epoca pure si capiva che il partito era lontano
dai militanti, sebbene fosse più organizzato da adesso. Infatti il protagonista del comunista, contadino comunista, questo contadino gli dice: adesso ci hanno bruciato la casa del popolo, ma il partito dov'è? E lui gli dice: no, ti sbagli a dire così, il partito siamo noi, siamo la nostra famiglia, quella che lavora nell'altro paese per l'altro padrone, quindi il comunismo siamo noi, non sono i partiti. Quindi secondo me pure noi cittadini dobbiamo riscoprire questo spirito, perché parliamoci chiaro, molti partiti cosiddetti di sinistra hanno tradito noi elettori, alcuni pure di sinistra hanno votato i 5 Stelle, persone sono più comunisti di me, li hanno votati e poi sono rimasti fregati, perché volevano evitare i Berlusconi e si sono trovati i leghisti, capito che è molto. Oh, Antò, ti faccio un esempio, guarda, io sono un po' più vecchio di te, sì. e ricordo che quando studiavo diritto alle scuole superiori, era comunque sempre un periodo quasi berlusconiano, perché Berlusconi va al governo negli anni 90, e negli anni 90 la mia professoressa di diritto disse che lei comunque tra i due mali dobbiamo cercare di scegliere sempre il minore. Ed è quello che io sento dire ancora oggi, pure quando si è andata a votare nell'ultima tornata elettorale, quando si parlava tra di scegliere 5 Stelle e scegliere, non lo so, anche l'EU piuttosto che votare al popolo, dicevano: vabbè, votiamo i 5 Stelle, l'EU, perché comunque i 5 Stelle sono più di sinistra, parlano di diritti civili, però di diritti civili nel governo non c'è nulla, non c'è... Al governo, che come ministro della famiglia c'è una persona estremista, che nemmeno dire di destra, cioè un estremista cattolico di quelli che non riconosce le famiglie arcobaleno, non riconosce, diciamo, l'amore tra due persone dello stesso sesso, ma più che altro il bene, ad esempio, di un bambino. Quindi io penso che alla fine, non so se questi 5 Stelle possono definirsi di sinistra, se non addirittura persone che fanno solo degli slogan e poi si associano alla persona più conveniente. Sì, sì, purtroppo si sono dimostrati così. Io l'ho capito da anni. Io ho iniziato a seguire Beppe Grillo più di 16 anni fa. Poi sono andato al suo spettacolo a Catanzaro Lido, esattamente 12 anni fa, e lì ho capito che non c'è stata, che non c'è stata, no. Avevo un'idea sbagliata della politica, perché tu la politica la puoi fare solo contro, è facile essere contro, è vero, perché c'erano prima. Infatti noi siamo onesti, però poi vedendo adesso governare mi rendo conto che avevo capito per tempo quello che ci aspettava con i 5 Stelle, poi da allora mi sono annotato, però c'è da dire, poi con alcuni dei 5 Stelle del mio paese ci ho avuto a che fare in passato, perché io sono molto aperto verso gli altri partiti,
però ultimamente mi sono reso conto di aver sbagliato delle cose con loro, perché mi hanno deluso molto con la politica che stanno attuando. Però c'è da dire che grazie a una iniziativa dei 5 Stelle ho conosciuto Totemma e altre belle persone, alcune poi hanno pure lasciato. E so a chi ti riferisci. Antonio, ascolti, io adesso ti fermo perché la durata della trasmissione è di 30 minuti e io mi auguro che chi ci sta ascoltando in questo momento e chi ci ascolterà abbia da farsi delle domande, magari inviarcele sia tramite email, sia tramite i social, tramite il sito di Liberi TV, perché noi siamo qua anche per rispondere alle provocazioni, ai dubbi che ha una persona. Io vorrei concludere chiedendoti se tu, Antonio Saffioti, fossi in grado di poter, non so, promulgare una legge, quale sarebbe, diciamo, la prima legge che Antonio Saffioti porterebbe in aula? Allora, estenderei il modello SPRAP su tutto il territorio nazionale, soprattutto nei paesi che sono abbandonati, cioè sono molti, soprattutto in campo. Io proprio in quelle zone estenderemmo le ospedali, quindi farei così dei posti di lavoro per gli italiani e darei accoglienza agli stranieri. Con questo si creerebbero molti più posti di lavoro, del reddito di cittadinanza, anche perché come sono organizzati i centri dell'impiego italiano non riescono a trovare cioè proposte di lavoro a persone, quindi si dovrebbe investire di più sull'accoglienza. Secondo me dovrebbe essere una risorsa all'accoglienza, non un problema. Perfetto. A questo punto io ti ringrazio Antonio di questa chiacchierata che abbiamo iniziato a fare. L'hai ricordato tu, oggi è il 10 dicembre, una giornata importante per i diritti umani. Non è stata scelta a caso, evidentemente il destino ha voluto che iniziassimo oggi questa bellissima avventura. Quindi noi adesso diamo appuntamento ai nostri amici web ascoltatori alla prossima puntata e li lasciamo appunto con le domande che ci aspettiamo arrivino numerose e anche le obiezioni, perché no, a quello che ci siamo detti oggi nella prima puntata di Chi ci capisce a noi due è bravo, chiusa parentesi. Grazie Antonio. Grazie a te Ricca. A presto, ciao.